Benvenuti alle passioni di Elisabetta. Il progetto che vi mostro oggi è la Four Season Luxury Bag, borsa 4 stagioni lusso, piena di dettagli e tecniche diverse. La borsa misura 39 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 11 cm di profondità. Ho usato tre tecniche diverse ai ferri ad uncinetto e con ago da ricamo e per questo ho preferito dividere il video in due parti per mostrare al meglio ogni passaggio più importante. E quindi se la borsa vi piace, continuate a seguire il canale per non perdere anche la seconda parte. Ora vediamo insieme cosa occorre e i passaggi nel dettaglio. Ci tengo a dire che la Four Season Luxury Bag è stata ideata dalla designer Raffaella Lorenzin e grazie anche ad Angela Boemi per i preziosi consigli. Avremo bisogno di fondo in ecopelle rettangolare beige numero 16 31x11 cm, cordino swan black marrone numero 021 e burro numero 022. Manici in bambù per 2 da 15 cm, coni in oro o piedini, più due moschettoni tondi a ventaglio sempre oro, catena da 1 metro oro. Rete con fori da 4 mm per la tasca, rete con fori da 1 cm per i pannelli, gomma marrone in tinta con il cordino, due fogli 60 x 40 cm per coprire e per rendere i lati della base laterali meno rigidi. Fodera in tinta, ferri numero 4 o dritti o circolari, è indifferente a seconda della vostra manualità e abitudine. Uncinetto numero 4,5, numero 3,5 e numero 2. Ago a cruna larga per ricamare, pinza fustellatrice per forare il fondo e filo in tinta oppure trasparente per cucire la fodera alla borsa. Come prima cosa, foro con la fustellatrice per inserire i quattro piedini a 3 cm dalla lunghezza e 3 cm dalla larghezza. Come vedete, io qui ho fatto una X, una croce. Praticamente al centro della X dovremo andare a forare. Tre li ho già forati, vi mostro come fare. Con la fustellatrice mettete la misura 3,5, questo è quello che ho preferito io, per non avere dei fori eccessivamente larghi. Andate al centro della X dopo aver misurato e forate. Adesso con l'uncinetto 3,5 facciamo un cappietto e partendo dalla parte più stretta, al centro dei fori, facciamo passare il cappietto dall'interno verso l'esterno, in questo modo, così, tirate un pochettino, primo punto. Una catenella. Nello stesso punto lavoriamo praticamente due maglie basse. La prima catenella sostituisce la prima maglia bassa. Adesso entrando in ogni foro lavoriamo due maglie basse. Mentre all'interno di ogni foro che fa l'angolo lavoriamo 3 maglie basse. Fatto il primo giro di maglie basse, lavoro con l'uncinetto numero 4 un giro di maglie bassissime in costa dietro. Inizio con una catenella e una maglia bassissima in ogni punto. Chiudo poi facendo passare l'asola dell'ultimo punto dall'interno
del primo punto lo facciamo passare all'interno in questo modo. Teniamo un bel po' di cordino e poi tagliamo. Ci servirà poi per unire il fondo alla borsa. Adesso vediamo come lavorare i due pannelli anteriore e posteriore, entrambi da lavorare in modo identico. Con l'uncinetto numero 4 avvio 50 catenelle. Anche se per ogni lato del fondo abbiamo 54 maglie, è necessario tenere conto della lavorazione che andremo a fare ai ferri a maglia rasata ed anche delle cuciture ai lati che farò ad uncinetto, per cui andremo poi a pareggiare con tutte le maglie che avremo sul fondo. Ho avviato 50 catenelle per avere un bordo che sia facilmente cucibile una volta terminato. Quindi adesso devo andare a recuperare 50 maglie da caricare poi sul ferro in questo modo. Fatte le 50 catenelle con l'asola così sull'uncinetto, entro nella costa che si è formata dietro ogni catenella, quindi questo è il dritto, dietro, entro all'interno della costa centrale, carico il filo e in questo caso lo faccio passare attraverso tutte e due le asoline che avevo sull'uncinetto. Tiro un pochino per non stringere eccessivamente e ripeto questa operazione per tutte le catenelle. Qui adesso ho due asole, entro nella successiva, ne ho tre, prendo i ferri numero 4, io ripeto uso i ferri circolari perché per quanto mi riguarda è molto più comodo, e li passo dall'uncinetto al ferro. Tirate un pochino e ripetiamo per ogni catenella questa operazione, caricando la maglia, l'asola ottenuta sui ferri numero 4. Una volta caricate le 50 maglie sul ferro, giriamo e siamo sul rovescio del lavoro. Quindi per lavorare la lavorazione a maglia rasata dritto, lavoriamo tutto il ferro, questo primo ferro, di maglie a rovescio. Lavoro tutte le maglie in questo modo a rovescio, anche la prima e l'ultima. Giro e il secondo ferro lavoro tutte le maglie dritto. Questi sono i due ferri che dobbiamo ripetere fino a raggiungere 27 centimetri. Raggiunti i 27 centimetri con l'ultimo ferro a dritto, giro sul rovescio lavoro e inizio le diminuzioni per l'arrotondamento centrale. Quindi il primo ferro di diminuzioni lavoro 19 maglie a rovescio. Per le 6 maglie seguenti lavoro 2 maglie insieme a rovescio, entrando con il ferro da sinistra verso destra, da dietro. In questo modo faremo 3 diminuzioni. Non sarà semplicissimo, ma è il modo migliore per avere l'arrotondamento più pulito sul dritto, anche per avere le diminuzioni che sul dritto abbiano la direzione verso sinistra, perché stiamo lavorando la parte sinistra. Io, per evitare di fare un'eccessiva fatica, faccio in questo modo.
mi aiuto con l'uncinetto numero 2, quindi entro da sinistra verso destra, dietro, carico il filo come per lavorare una maglia a rovescio normalmente, la estraggo e ho ottenuto la mia diminuzione. Faccio cadere le due maglie e l'asola della maglia ottenuta la rimetto sul ferro. Ripeto. Giro su dritto lavoro perché lavoro tutte le maglie a dritto, tiro il ferro, per quello anche in questo caso il ferro circolare ci aiuta molto in questa operazione, e devo andare a lavorare le 22 maglie ottenute dal primo giro di diminuzioni. Quindi su dritto lavoro tutte le 22 maglie con le 3 diminuzioni fatte nel ferro precedente, lavorando solo le 3 prime maglie ottenute dalle diminuzioni nell'asola dietro. Questo per avere la stessa direzione. Quindi entro da dietro anziché da davanti. Tutte le altre le lavoro a dritto normale. Bene, terzo ferro, giriamo sul rovescio e lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino alle ultime 4, dove faremo 2 diminuzioni, quindi lavorando 2 maglie insieme a rovescio dietro, entrando con il ferro o con l'uncinetto da sinistra verso destra nella parte dietro. Quindi dobbiamo fare 2 diminuzioni in questo terzo ferro. Fatte le 2 diminuzioni, lavoriamo a dritto le prime 2 maglie nell'asola dietro e tutto il resto a dritto normalmente. In tutto lavoro 22 ferri, 3 ferri con 3 diminuzioni sul rovescio come per il primo ferro, 2 ferri con 2 diminuzioni sempre sul rovescio, a rovescio come per il ferro 3, alternando quindi per 3 volte con 3 diminuzioni e per 2 volte con 2 diminuzioni. Finite le diminuzioni, la prima maglia su dritto la lavoro entrando con il ferro nell'asola dietro, solo la prima maglia, tutte le restanti le lavoro a dritto normale, ottenendo al termine dei 22 ferri 12 maglie. Lavorati 22 ferri sul rovescio, chiudo tutte le maglie in questo modo. Lavorando normalmente ma un po' largo. Così. A cavallo. E abbiamo chiuso la prima maglia. Riporto il filo davanti. Lavoro la maglia a rovescio. A cavallo. E ripeto così per tutte le maglie. Chiuse tutte le maglie, metto un segno nell'ultima asola, tiro e lascio un bel po' di cordino, ci servirà poi dopo quando andremo ad unirlo alla rete, e taglio il filo. Adesso per
la parte destra, tiro il ferro e inizio sul rovescio. Lavorando a specchio, lavoro nello stesso modo del lato sinistro, con le stesse diminuzioni sul rovescio, nel lato centrale, ma lavorando a rovescio normale, prendendo quindi le maglie da davanti, quindi vado a prendermi il filo e lavoro, in questo caso lavorando a specchio, subito due diminuzioni. Carico il filo, non faccio nodi perché poi vado a nasconderlo direttamente. E ho fatto la prima diminuzione, lasciatelo abbastanza largo, non stringete troppo. Di nuovo due maglie insieme a rovescio normale. Su dritto lavoro, lavoro tutte le maglie a dritto prendendo il filo da davanti, tranne che per l'ultima, che lavoro entrando con il ferro nell'asola dietro. In questo modo avremo tutte le maglie del lato destro in direzione dove abbiamo fatto gli aumenti, in direzione destra. Questo ci serve per l'arrotondamento. Una volta terminata anche la parte destra e chiuso tutte e 12 le maglie, con il cordino della parte sinistra lavoro tutto intorno all'arrotondamento a maglie bassissime con l'uncinetto 3,5. Dall'ultimo punto, l'asola della chiusura che abbiamo fatto delle maglie ai ferri, da questo ultimo punto entro prendendo il filo da dietro, quindi da sotto, entro al lato proprio all'interno di ogni maglia. Quindi questa è l'ultima maglia che abbiamo fatto con i ferri, dobbiamo ottenere la lavorazione, dobbiamo basarci sulla lavorazione fatta a maglia rasata entrando in ogni punto, in ogni spazio praticamente. Con l'uncinetto all'interno carichiamo il filo e lavoriamo la maglia bassissima, cercando di non stringere troppo. Dobbiamo praticamente andare a coprire gli aumenti nel limite del possibile, cercando di perfezionare l'arrotondamento. Qui entriamo in ogni punto al lato, dobbiamo lasciare l'ultimo punto praticamente come margine che andremo poi a rifinire una volta tagliata la rete e finito questo passaggio. Ho lavorato 12 maglie bassissime al lato e 12 maglie bassissime sull'arrotondamento. Questo dovremmo ripeterlo per entrambi i lati. Nella maglia centrale, quindi dove inizia, dove abbiamo separato la parte sinistra e la parte destra, nella maglia centrale andremo a fare un'altra maglia. Quindi 12-12, la tredicesima nella maglia centrale, poi ricominciamo 12-12. In totale io avrò 49 maglie per l'arrotondamento. L'ultimo punto tiriamo il filo e lo facciamo passare attraverso la maglia chiusa ai ferri, la prima dell'angolo.
Adesso questo cordino in più che abbiamo ci servirà sempre dopo. Taglio la rete 32 cm di larghezza e 38 cm circa di altezza. Fermo con delle pinze il pannello alla rete. Sarà necessario tirare la lavorazione per far combaciare il pannello alla rete. Poi, iniziando dal basso a destra con l'uncinetto 3,5, lavoriamo 48 maglie per lato su dritto, prendendo tra i punti la rete ed entrando in ogni ultimo punto fatto nella lavorazione a maglia rasata. Per la parte in alto lavoro una maglia bassa in ognuna delle 12 maglie chiuse ai ferri su 8 quadretti. A questo punto, sempre tenendo conto, una volta arrivati a terminare le 12 maglie all'ottavo quadretto, tagliamo tutto intorno dall'interno, considerando che la parte sinistra deve essere identica alla destra. Tagliamo tutto intorno e andiamo a lavorare a maglie basse, entrando non nella maglia bassissima che abbiamo fatto intorno, ma nella maglia che abbiamo della lavorazione ai ferri. Quindi tutto intorno lavoriamo a maglie basse per tutto il pannello e poi continuiamo finendo in basso a sinistra. Una volta unito il pannello alla rete, per la parte finale lavoriamo all'interno di ogni punto, sempre entrando nella rete, la parte finale cucendola con l'ago da lana, mentre la lavorazione ad uncinetto che abbiamo fatto all'inizio ci serve per poi unirla al fondo. Questo si ripete, lo stesso identico passaggio per il secondo pannello, cioè anteriore e posteriore sono identici. Per foderare i pannelli, con un gessetto segniamo la forma del pannello con sotto la gomma e sopra il pannello. La gomma ci serve per coprire la rete. Se poi avete una fodera più rigida e coprente, saltate questo passaggio. Io ho scelto una fodera in tinta ma leggermente trasparente, quindi ho preferito usare anche per i pannelli anteriore e posteriore, mettere tra la fodera e il pannello la gomma. Poi posizioniamo la fodera sotto la gomma e segniamo la sagoma del pannello che abbiamo ricavato con la gomma, con i margini per l'orlo più larghi di 2 cm. Stessa cosa per l'arrotondamento, quindi dobbiamo farlo più largo, segnare intorno ricavando 2 cm in più prima di tagliarlo, segniamolo con il gessetto, più la misura esatta dell'arrotondamento del pannello. Tenete conto del fatto che tutto la fodera più la gomma andrà cucita all'interno e non dovrà vedersi. Quindi tagliate la gomma di circa mezzo centimetro in meno. Faccio dei tagli intorno all'arrotondamento e fermo con gli spilli. Vi mostro come ho fatto. Proprio dei tagli lungo l'arrotondamento, non fino in fondo, ma fino a dove abbiamo tratteggiato la misura del pannello. Questa sarà la parte interna visibile. E questa la parte che noi andremo poi a cucire tutto intorno al pannello che va all'interno, non visibile. Ma prima di cucire la fodera al pannello dobbiamo fare 4 passanti per unire i manici in bambù, lavorando una i cord all'uncinetto.